Confindustria Arezzo, grazie alla collaborazione di Toscana Promozione e in sinergia con Confindustria di Siena e di Grosseto, ha organizzato un convegno informativo dedicato alla Serbia, un paese che potrebbe creare nuove prospettive economiche alle tante aziende locali che soffrono il peso della crisi. Scopo del seminario è stato quello di fornire informazioni agli imprenditori aretini sulle potenzialità del mercato serbo. Il seminario di oggi ha proprio questa finalità. Vogliamo scoprire quali opportunità ci possono essere in un paese molto vicino a noi. È ovvio che è una crisi italiana che continua nel tempo, è crisi dei consumi. Ha l'obbligo l'Associazione Industriale di Arezzo di creare queste opportunità informative verso i colleghi e tutta l'associazione per permettere di raggiungere mercati a noi vicini. Il paese dei Balcani rappresenta oggi un'area strategica per l'espansione commerciale. Noi siamo un paese piccolo, mi permetto di dire, specialmente in paragone con l'Italia, di 7, qualcosa milioni di abitanti. Però all'impresa italiana che viene a produrre da noi offriamo i mercati di 800 milioni di consumatori. Come mai uno si potrebbe chiedere? È per il fatto che la Serbia ha dei accordi di libero commercio con la Russia, Bielorussia, Kazakistan e Turchia. Quindi le imprese italiane che vengono a lavorare con noi, producendo i propri prodotti, ovvero più di 51% del proprio prodotto, può esportarlo senza pagare i dazi doganali per i mercati di tutti questi paesi che ho sottolineato,